Anche quest'anno il territorio vicino al Sele è stato colpito dall'ennesima esondazione ed intanto i progetti presentati dai consorzi di bonifica di Sinistra e Destra Sele non trovano in una regione sorda ed assente una risposta finanziaria adeguata a tutelare l'incolumità delle famiglie e delle aziende agricole, florifrutticole e zootecniche. Rabbia e amarezza è stata espressa dal primo cittadino di Capaccio Pestum, Italo Voza, che vede un'ennesima volta il proprio territorio martorizzato e lasciato solo ad affrontare un'emergenza così importante. Ieri sera il fiume Sela è esondato di nuovo, ha allagato centinaia di ettari di colture, di terreni coltivati e una cinquantina di abitazioni rurali che stanno di fatto ancora stamattina sott'acqua. Hanno perso tutte le colture, hanno perso tutto ciò che c'era al primo piano questi cittadini ancora una volta e il genio civile, quindi che l'autorità competente per, insieme alla Regione Campania, l'assessorato, in questi ultimi anni non ha mosso un dito, non ha fatto niente, se non un piccolo intervento tampone l'anno scorso, che tra l'altro l'ha fatto il consorzio di bonifica e non ha avuto nemmeno ancora i soldi dalla Regione. Quando il fiume Sele è qualcosa di drammatico e quindi sta diventando, e ci vuole un intervento radicale, risolutivo, che è stato presentato dal consorzio di bonifica di circa 15 milioni di euro, che è stato regolarmente bocciato dalla Regione per cavilli burocratici. Adesso siamo stanchi, adesso il genio civile, la Regione Campania, devono da domani mattina risolvere il problema del fiume Sele, altrimenti i cittadini, insieme al sindaco, hanno intenzione di fare delle iniziative clamorose. I cittadini giustamente sono esasperati, per usare un eufemismo, sono terribilmente arrabbiati, hanno come punto di riferimento, come bersaglio per dire il sindaco, ed è anche giusto che sia così, però immediatamente l'autorità competente, perché se io sindaco domani mattina prendo dei mezzi pesanti, degli scavatori e vado nel fiume Sele a dragare, a pulire gli argini e anche il letto del fiume, dopo 3 secondi mi arriva una denuncia penale. Quindi questa è la burocrazia in Italia, certo. Cioè siamo con le mani legate mentre i cittadini muoiono, mentre tutti i loro sacrifici vanno a finire nell'acqua, e la burocrazia ti tiene le mani legate, chi poi, tra virgolette, è il punto di riferimento giustamente dei cittadini. Siamo ancora nello stato d'allerta, c'è il COC comunale H24 della Protezione Civile, porta cattivo tempo ancora domani, quindi non abbassiamo la guardia. Ci sono dei trattori adesso, più di 8 trattori che stanno andando casa a casa, quelli grandi per portare i primi soccorsi, le prime necessità, acqua, latte, pane, perché chiaramente le abitazioni che stanno sotto 1 metro d'acqua, i cittadini non si possono muovere, quindi noi stiamo a fianco ai cittadini in questo momento, perché questo è il nostro compito, è quello di aiutarli, stargli a fianco, non lasciarli solo, almeno questo è la percezione dei cittadini verso l'amministrazione, il comune è sicuramente positiva, però la percezione verso chi deve risolvere il problema è assolutamente negativa, per non dire latitante, senso proprio più assoluto. Sindaco, c'è un numero telefonico a disposizione di qualsiasi cittadino, insomma, del comune di Capaccio Pestum? Sì. È il numero della Protezione Civile, che è a disposizione dei cittadini, che è 0828